cureranno la parte laboratoriale di questo progetto Luci al Sud, Carmelo Cambria e Federico Maio, filmmaker che da anni si stanno proponendo qui nel territorio. E allora, dico, una sfida importante quella di insegnare a giovani filmmaker come voi a fare dei film su una tematica molto scottante. Sì, certo. Diciamo che cercheremo di dare i trucchi del mestiere a questi giovani ragazzi che andranno poi a raccontare la loro storia o la storia dei loro parenti, nonni, zii o quel che sia, cercando di catturare il tutto con delle immagini. Alla fine quindi ci sarà un lungometraggio, da quello che leggo, che verrà proiettato in una serata conclusiva. Sì, uno o un paio in base poi a quello che si deciderà di fare, perché il discorso è poi tutto costruire il tutto lì con loro, quindi vedere quello che gli piace a livello stilistico, se hanno già visto dei film e cosa poi vogliono andare a fare, come vogliono raccontare appunto la loro storia con delle immagini, perché questa è la cosa più importante, prima vedere cosa hanno dentro loro e tirarlo fuori tramite la telecamera. Voi da anni fate dei cortometraggi, ma cosa vi aspettate da questa esperienza? No, sicuramente questa esperienza ci arricchirà a livello, sociale, e anche il lavorare con dei ragazzi che magari non hanno mai fatto questo, però hanno sempre avuto la passione, perché per quanto ho capito verranno richiamati dalle scuole chi vorrà partecipare, quindi che hanno sempre avuto la passione. È bello, noi la cosa che vorremmo fare è far uscire questa passione, far sviluppare le loro idee e far uscire ciò che loro hanno dentro, appunto come ha detto il mio collega, e far raccontare la loro storia per immagini, cercando magari di toccare il cuore di chi poi andrà a vedere la parte conclusiva di questo progetto. Ci parli invece in chiusura di 23esima Strada Film e degli obiettivi che si pone. 23esima Strada Film, appunto, questo è parte integrante dei nostri obiettivi, perché il nostro obiettivo è sviluppare la cultura cinematografica sul territorio e produrre il cinema qui, nel senso noi a livello cinematografico a Roma è pieno, quindi noi vogliamo che anche il sud abbia le proprie possibilità di creare questo, e quindi di dare lavoro, di dare un'opportunità a tutti quelli che vogliono fare questo di mestiere, però non possono, non hanno sbocchi, perché magari non hanno la possibilità di andare fuori, oppure non hanno proprio la possibilità di affrontare quel mondo lì lontano da casa. Quindi noi vogliamo creare una cultura cinematografica nel nostro territorio, una produzione cinematografica che appunto duri nel tempo e che un domani sia una realtà alternativa alle industrie, quindi proprio fare un'industria cinematografica sul territorio.